La strada per tornare al campo è lunga e afosa. Un King Brown, uno dei serpenti australiani più velenosi, dal temperamento aggressivo e imprevedibile. A volte attacca con una tale violenza che lo si deve staccare a forza dalla sua vittima. Abbiamo chiesto un permesso per far atterrare un elicottero sulla scarpata del Kakadu e poter fare ritorno all'allevamento di Woolner. Già da tempo si è cominciato a radunare i bufali. L'elicottero spinge i bufali selvatici dalle pianure alluvionali verso l'altopiano, dove gli allevatori, alla guida di potenti fuoristrada, li spingono verso i recinti. Gli animali malati vengono abbattuti, quelli sani addomesticati. Molti giovani bufali saranno invece esportati. Rinchiusi nei recinti diventano nervosi e irritabili, ma se catturati da giovani, i bufali sono facilmente domabili e il loro comportamento è del tutto diverso da quello del bufalo selvatico. La carne di bufalo è di alta qualità e l'allevamento di questi animali è diventato oggi un'industria fiorente nel territorio del nord, poiché le razze europee non riescono a sopportare il clima tropicale di questa zona. Al termine di una lunga e dura giornata di lavoro, gli uomini si spostano per andare a pesca. Mentre il sole tramonta, gli animali selvatici ricominciano a muoversi. Qui sotto vediamo un dingo. Mancano solo pochi minuti al tramonto e Joey si affretta a raggiungere il punto più adatto alla pesca. I barramunda stanno abboccando. Non passa molto tempo che Joey riesce a pescare 4 grossi pesci per cena. Dato che i suoi genitori sono i proprietari dell'allevamento e dell'elicottero, Joey può andare a pesca in luoghi che nessun altro può raggiungere. Il mattino seguente, eccoci di nuovo in viaggio. Questa volta attraverseremo il Kakadu fino all'altopiano. L'altopiano del Kakadu, al confine della terra di Arnhem, è magnifico. Le ripide rocce dividono l'altopiano dalle paludi costiere. Più avanti ci sono le spettacolari cascate Jim Jim. Stanotte ci accamperemo presso le Twin Falls. Quando raggiungiamo l'altopiano è tardi, ci resta il tempo soltanto di scaricare l'attrezzatura. Simon torna alla base per fare il pieno. In questo periodo dell'anno tutte le strade e i sentieri sono chiusi al traffico, quindi l'elicottero è l'unico mezzo per visitare l'entroterra. Abbiamo ricevuto dall'Australian National Parks un permesso speciale per accamparci sopra le cascate. Da qui si può godere lo splendore di questa regione, considerata un patrimonio per il mondo intero.
Il fiume, attraversando l'altopiano, si getta su delle immense lastre di roccia per giungere a valle. Quando Simon ritorna, il gruppo si avventura nelle gole. Di fronte vediamo le Twin Falls, le cascate gemelle. L'elicottero sembra minuscolo rispetto alle enormi dimensioni delle cascate. Torniamo al campo velocemente per recuperare l'attrezzatura e quindi attraversare il Jim Jim. Simon ha difficoltà a trovare un punto d'atterraggio sul terreno roccioso e le uniche rocce piatte che garantirebbero un atterraggio sicuro si trovano proprio sull'orlo dell'abisso. Visto dall'alto il panorama è meraviglioso. Le cascate Jim Jim costituiscono una delle meraviglie nascoste delle terre dell'estremo nord. Fino a quando non cessano le inondazioni, questa zona rimane inaccessibile. Pochi sono riusciti a vedere questa regione in tutto il suo splendore. Dall'inizio delle cascate fino al fondo valle, il dislivello supera i 200 metri. Io e Jack risaliamo a piedi la scarpata fino all'orlo del precipizio. La vista da qui toglie il respiro. A metà pomeriggio, dopo aver fatto di nuovo il pieno, l'elicottero torna indietro. E ancora una volta l'atterraggio si rivela piuttosto difficile. L'elicottero si solleva di pochi centimetri dal suolo ed un istante dopo è in volo a più di 200 metri sopra il Jim Jim Creek, un'esperienza inebriante per chi ama le grandi altezze. Dopo aver visto il Kakadu dall'alto, vogliamo visitare i luoghi più belli raggiungibili via terra. Di ritorno alla macchina, Jack vede qualcosa muoversi all'interno e tenta di afferrarlo. È un Dunart, un piccolo ma feroce marsupiale. Deve essere salito sulla macchina durante la notte. Vengono spesso scambiati per topi, ma questi mammiferi portano i loro piccoli nel marsupio e sono dotati di una mascella forte e di grossi canini, tipici di questa specie. Con l'attenuarsi dei monsoni, anche le strade che attraversano il Kakadu vengono riaperte e ci dirigiamo verso Obiri Rock. Questa splendida zona rappresenta una delle mete turistiche più apprezzate del Kakadu. Le sporgenze di roccia offrono riparo ad alcuni fra i più antichi dipinti rupestri della storia dell'uomo. Più di 20.000 anni fa, gli aborigeni hanno creato delle splendide gallerie di arte rupestre. Questo dipinto deve essere molto antico perché i mammiferi che vi sono raffigurati si sono estinti in Australia migliaia di anni fa.
L'ultimo esemplare conosciuto è morto nel 1936 nello zoo di Hobart. Sebbene il dipinto abbia probabilmente 10.000 anni e l'acqua lo abbia danneggiato, le caratteristiche strisce del mantello sono ancora visibili. Qui vicino vediamo una mandria di bufali, uno spettacolo raro oggi nel Kakadu. L'introduzione dei bufali ha rappresentato un disastro ecologico. Questo film, che ho girato nel 1978 vicino a Obiri Rock, al termine della stagione secca, mostra i gravi danni provocati dai bufali. Da quando i bufali sono stati trasferiti, i terreni paludosi stanno tornando come erano un tempo. Nessun parco nazionale australiano è stato pubblicizzato come il Kakadu. Istituito nel 1964 come riserva di animali selvatici, nei primi anni 70 ha suscitato grande interesse, quando vi furono scoperti alcuni dei giacimenti di uranio più estesi e più ricchi del mondo. Nel 1981 il Kakadu fu la prima regione australiana ad essere dichiarata patrimonio mondiale. Qualche anno fa, enormi distese di terra sono state incluse nel Parco del Kakadu, che è diventato in questo modo uno dei parchi nazionali più grandi del mondo. Il Kakadu si distingue da tutte le regioni selvagge e tropicali dell'emisfero meridionale per l'abbondanza e la varietà di piante e animali presenti. Al centro del Kakadu si erge il Norlangi Rock. Questa montagna, che si innalza ripida sulla foresta circostante, ha offerto riparo agli aborigeni per migliaia di anni. Di grande interesse sono anche i dipinti completati negli anni 60. Purtroppo, queste rappresentazioni di spiriti onirici sono state in realtà l'ultimo esempio di arte rupestre eseguita nel Kakadu. Con l'arrivo degli europei, la maggior parte degli aborigeni ha abbandonato la zona e l'antico stile di vita è scomparso per sempre. La prossima tappa sarà la cascata sul Waterfall Creek prima di tornare a Darwin ed affrontare poi il lungo viaggio verso il Kimberley. Il paesaggio delle regioni settentrionali è dominato da enormi cumuli di termiti. I termitai del territorio del nord, i più grandi dell'Australia, possono raggiungere i 7 metri di altezza. È stato calcolato che alcuni potrebbero avere più di 100 anni. Notate che questo albero è sopravvissuto perché la colonia ha costruito il termitaio intorno al tronco. Una volta tornati a Darwin, ci dirigiamo verso Doctor's Gully, una piccola insenatura che si trova ad una certa distanza dal porto principale. Qui si è instaurato un singolare rapporto tra l'uomo e i pesci. I branchi di pesci si fanno trasportare dalla marea all'interno dell'insenatura per mangiare il pane gettato dai turisti. A partire dal 1960, quando un gruppo di turisti gettò del pane alle triglie, il loro numero è aumentato a dismisura ed ora ci sono più di 20 specie che si affollano nell'acqua. I grossi cefali verdi e le triglie sono i pesci più comuni in queste acque. Poiché la baia è stata dichiarata riserva marina, qui è vietato pescare. Un'altra meta turistica è la fattoria dei coccodrilli. Questi pericolosi coccodrilli marini vengono nutriti 3 volte alla settimana. Catturati in prossimità di zone molto popolate nel corso degli ultimi 8 anni, questi grossi rettili hanno fatto nascere una nuova industria, l'allevamento dei coccodrilli per l'industria dei pellami e della carne. I coccodrilli marini sono dei noti mangiatori di uomini, attaccano con velocità e agilità, anche quando si tratta di un pollo morto. Thank you.
Abbandoniamo i tropici e cominciamo il lungo viaggio verso il Kimberley, nell'Australia occidentale. I primi due giorni di viaggio trascorrono bene, poi per poco non accade una catastrofe. A parte qualche piccola riparazione, è tutto a posto. La prossima tappa è il lago Argyll. Si tratta della più grande diga australiana costruita sul fiume Ord e completata nel 1972. Non appena fu terminata, il ciclone Sally si abbatté sulla regione. La diga si riempì velocemente e l'ente per la salvaguardia della fauna selvaggia dell'Australia occidentale si mise subito all'opera per salvare gli animali sbattuti sulle rive dalla forza dell'acqua. Anche io facevo parte dell'equipe che si occupava di spostare gli animali sfiniti dal caldo intenso. Fu un'esperienza unica e memorabile, ed ora sto per riattraversare di nuovo il lago Argyll. Escludendo il turismo e una piccola industria ittica, il lago Argyll si è rivelato un disastro a livello economico, ma negli anni a venire questa riserva d'acqua dolce, la cui capacità totale è 8 volte superiore a quella del porto di Sydney, costituirà un bene prezioso per l'Australia. Kununurra, che dista 8 km dal lago, è stata costruita una diga di deviazione che serve ad irrigare le fertili pianure alluvionali dell'Ord River. Le prime colture di cotone e riso sono state un insuccesso, ma le nuove coltivazioni di banane e meloni fanno registrare buoni guadagni. I fossati sono molto pericolosi durante la stagione delle piogge, quindi Jack li segna per i viaggiatori che faranno uso di questi sentieri nella stagione secca. Gli asini rappresentano un altro problema ecologico. Recentemente è stato deciso che in questa zona verrà istituito un parco nazionale, per cui tutti gli asini selvatici dovranno essere eliminati. Davanti a noi si intravedono i singolari Bungle Bungle. Fino a poco tempo fa, queste straordinarie formazioni di pietra arenaria potevano essere ammirate solo dai piloti del luogo e dagli allevatori che radunavano le mandrie. Ora, con i fuoristrada, i turisti hanno scoperto questo splendido luogo. Il massiccio di pietra arenaria dei Bungle Bungle è emerso dall'oceano 350 milioni di anni fa. L'erosione unita alla disgregazione causata dagli agenti atmosferici ha dato vita a questo meraviglioso paesaggio. L'estremità meridionale è la più spettacolare. La gola di Piccaninny, una vallata stretta e sinuosa. Un goanna intrappolato tra le ripide rocce dà un che di preistorico a questa gola. Nei Bungle Bungle non esistono fiumi permanenti, ma solo bacini stagionali che si riempiono d'acqua con le piogge. La gola Piccaninny termina bruscamente con una parete di roccia, talmente alta che il sole non riesce a penetrare fino al terreno. Con il trascorrere delle ore, i Bungle Bungle cambiano colore. Nella luce del tardo pomeriggio le cupole striate offrono in un gioco di luci ed ombre uno spettacolo ancora più suggestivo. Queste rocce costituiscono una delle grandi meraviglie naturali dell'Australia. Attualmente è in fase di progettazione un piano di gestione e uno studio sull'impatto ambientale relativo all'intera regione.
Il nuovo sentiero che conduce fuori dai Bungle Bungle è già stato spazzato via e qualche altro giorno di pioggia basterà a renderlo impraticabile. Verranno scavati altri sentieri e il danno aumenterà. In futuro l'accesso dovrà essere rigidamente controllato. Dopo una notte di pioggia, il cielo torna sereno e ci dirigiamo verso gli altopiani. Qui di fronte, ecco il Napier Range. Questa catena, una delle grandi meraviglie geologiche della Terra, è in realtà una enorme barriera corallina formatasi 350 milioni di anni fa, quando tutta questa regione era sommersa dal mare tropicale. Nel corso di milioni di anni, le terre sono emerse e l'erosione ha creato questa catena montuosa. La strada che conduce a nord passa attraverso l'unico varco tra le montagne. Da questo punto in poi il paesaggio cambia improvvisamente e dalle pianure costiere si passa ad un terreno così impervio che ancora oggi è abitato solo dagli allevatori più temprati. Un contorto boab domina la gola di Galvin, un luogo magico. In Australia non c'è una regione che si possa paragonare al Kimberley, una terra aspra, dai colori affascinanti, che sorprende per la sua delicata bellezza. La gola di Manning, vicino all'allevamento del monte Barnett, si trova a pochi minuti dalla strada principale ed è accessibile a tutti i viaggiatori. Più avanti la strada peggiora. Ora il Drysdale River è abbastanza basso per essere attraversato. Al culmine della stagione delle piogge, questi fiumi possono inondare l'entroterra con 10 metri d'acqua ed isolarlo per mesi. Ecco il primo ostacolo per raggiungere le cascate Mitchell. Il King Edward River è ancora alto dopo le ultime piogge cicloniche. Perlustro la riva in cerca di un punto sicuro in cui passare. Da questo punto in poi proseguiremo con i mezzi leggeri. Il viaggio continua, ma non sappiamo quello che ci aspetterà lungo la strada. Di una cosa siamo certi: nessuno potrà frenare la voglia di continuare a vivere la nostra grande avventura australiana.